Ecco, buongiorno e benvenuti all'inaugurazione e alla conferenza stampa insieme della mostra su Pio Fedi e l'oratorio di Polissena. Venite pure anche qui davanti, abbiamo separato non perché c'era una parte alta, una parte bassa, ma abbiamo una parte per le autorità e poi per il resto. Lo spazio per accedere questi giorni che facciamo alcuni lavori qui al Caltreno per muovere l'opera d'arte che abbiamo temporaneamente spaccato l'auditorio in tre parti. Inauguriamo la mostra dedicata al Ratto di Polissena di Pio Fedi. Proprio alla vigilia della giornata contro la violenza contro le donne, che infatti è una giornata molto importante. Ricordiamoci che questa giornata è stata istituita nel 1999 dall'ONU proprio per ricordare le tre sorelle che nella Repubblica Dominicana furono assassinate il 25 novembre 1960, e purtroppo il problema della violenza sulle donne non è diminuito negli ultimi decenni, negli ultimi anni, quindi è proprio anche importante di ricollegare quello che altrimenti potrebbe sembrare solo un soggetto mitologico astratto con la nostra attualità, in cui purtroppo le donne continuano a subire delle violenze verbali, fisici, fino all'assassino che spesso viene perpetrato proprio dal proprio marito. Quindi questo lo vediamo nelle statistiche, che purtroppo ci vuole una grande sensibilizzazione per questo. Intanto però la mostra ha anche un aspetto molto positivo, un aspetto che ci dà anche speranza e forza, e questo è il fatto che questa struttura, il Ratto di Polissena di Pio Fedi, è proprio il culmine della produzione scultorea di uno dei grandi scultori dell'Ottocento, non solo dei grandi scultori fiorentini e toscani e italiani dell'Ottocento, ma proprio mondiali. Ci ricorda che Firenze, dopo il Rinascimento, è diventato più volte di nuovo il centro culturale del mondo, prima nel Settecento sotto Pietro Leopoldo, ma poi di nuovo nel periodo della Firenze capitale dell'Italia, quando appunto nacque questa grande scultura colossale, che è l'ultima scultura colossale allestita nel centro di Firenze. Quindi questo speriamo che torneranno questi tempi in futuro. Anche noi siamo anche molto impegnati sul fronte dell'arte contemporanea, e anche se lo spettacolo dei fuochi d'artificio domenica scorsa era soltanto effimero, comunque era di una, su una scala davvero importante. Questa mostra nacque da un altro fatto molto positivo, e questo è l'acquisto di un bozzetto preparatorio nel processo di creazione del gruppo scultorio del Ratto delle Saline sul mercato romano. E ringrazio l'amico Matteo Celiana che all'epoca me lo segnalò. Vorrei anche menzionare un quarto fatto molto positivo, e questo è per quello che infatti qui, grazie a Carlo Del Bravo, che purtroppo ci ha lasciato, ma grazie a Carlo Del Bravo è nato a Firenze proprio una scuola di studi sull'Ottocento con dei studiosi ora di primissimo piano, e che continuano questi studi, perché anche in questo caso del catalogo, che è pieno di novità scientifiche, hanno contribuito alla conoscenza del
anche Simonella Candeli, che oggi non può esserci per motivi personali, che può mandare il suo saluto e i suoi auguri per questa mostra. È una mostra, tra l'altro, che ha visto come protagonisti tre mostri giovani funzionari, in un caso non ancora, ma tra poco, sicuramente anche quindi è proprio anche un'occasione per le nuove generazioni di dedicarsi agli studi e per pubblicare i risultati delle ricerche scientifiche. Vorrei quindi in particolar modo ringraziare Elena, Benedetta e Giuseppe per aver contribuito a questo catalogo e a questa mostra. Vorrei ringraziare anche gli architetti guidati da Antonio Godoli, qui presente, e poi anche Mirko Pirino, che ha preparato un video dentro alla mostra, che infatti collega la nostra collezione di disegni e di mozzetti con il territorio, con le opere che intravedete, tra l'altro anche se guardate da quella parte lì alla sinistra, che sono nel cortile, infatti non direttamente, c'è purtroppo la corona, quindi dovete forse venire da uscire, ma comunque siamo vicinissimi, altri due capolavori di Uffedi, ma poi Santa Croce, lo studio nell'Otranto e fino a Newport, Rhode Island, perché uno degli aspetti più interessanti di Uffedi è che immediatamente suscitò l'interesse anche di tutti i continenti, anche degli americani, e forse oggi Uffedi è più conosciuto nel mondo come quello che nella Basilica di Santa Croce creò l'allegoria della libertà, che a sua volta ispirò chiaramente Auguste Bartholdi per la Statua della Libertà a New York. Però questa mostra è anche un'occasione per vedere tutto il resto della produzione scultorea di Uffedi e ricordarci l'importanza proprio del Novecento toscana per la storia dell'arte mondiale. Quindi qui c'è anche la gancia al recente acquisto dell'Eva di Pezzuoli, che di nuovo all'epoca suscitò l'interesse soprattutto dei francesi, ma poi attraverso la Francia di tutto il mondo. Quindi studi che adesso anche nella nostra strategia museale per i prossimi anni diventano sempre più centrali. Vi auguro una buona visita alla mostra e passo la parola prima a Elena Manconi. Grazie. Del modello gesto che ho fatto ieri, suscitò grande impressione al
decisione quasi a fondo di coccolo di collocarlo sotto quella loggia, rispetto alla quale tutti erano d'accordo. Infatti ci fu un altro dibattito anche sui giornali del tempo che ora non si può ricordare, e si può soltanto accennare l'idea diversa, che alcuni volevano addirittura smembrare completamente la loggia delle statue, e invece aveva l'idea di aggiungere questo gruppo moderno che si collegava proprio agli altri, si collegava agli altri gruppi mitologici, sia in senso letterario, perché l'ispirazione che Fede sempre veniva dalla tragedia greca, dalla mitologia, per rappresentare gli episodi della guerra di Troia, del giovane Polite e quella di Polisse, che era un figlio di Priamo, uccisi dalla furia feroce del figlio di Achille, appunto, Pirro. E c'è questo rapporto diretto con le altre strutture che vede proprio il fatto fin dall'inizio, appunto, con questo gruppo di corpi che si ricollega direttamente a Bologna, però quasi a misurandosi con quella struttura che vede pensa di ideare un gruppo colossale che è composto da quattro figure anziché soltanto due, e diciamo quasi dando un salto della capacità tecnica, e infatti i giornali celebrano il fatto che si trattasse di un gruppo che rappresenta quattro figure tratto da ogni blocco di mano. E poi, come basti osservare il gruppo stesso, ecco, l'idea di rappresentare due vittime innocenti, che ho menzionato prima, la giornata della violenza, la giornata contro la violenza sulla donna, è quella che è incarnata come una specie di archetipo, come era appunto archetipo nelle tragedie greche, cioè un valore, una valenza universale. Questa composizione, quella figura di Polite è diversa, rappresenta una bellezza, cito il mio maestro, cioè Carlo Del Brocco, carica di valori spirituali, che è una citazione in ordine, secondo me molto attinente, che la bellezza di Polisse, la giovane, è vittima che subisce la forza brutale di un Pirro che in realtà non è completamente, non è una figura soltanto ideale, perché noi sappiamo, da un episodio raccontato da uno scrittore contemporaneo, questo in realtà Chiuffelli aveva raffigurato un giovane zamperiano che era spesso coinvolto in baruffe e in risse per motivi amorosi, quindi per motivi futili, diciamo. E dopo averlo appunto raffigurato, poi ovviamente lo idealizza, ci pone l'elmo sopra e nasconde in realtà quella cicatrice che questo giovane aveva davvero, perché effettivamente era un mito molto spesso impegnato queste baruffe, a dimostrazione che poi l'artista ovviamente, l'artista come Chiuffelli, ovviamente idealizzare che partendo da un'idea, partendo da una rappresentazione, da un modello reale, poi giungeva poi a una rappresentazione plastica di una figura che è l'emblema della forza brutale, l'emblema della violenza, ma anche l'emblema della bellezza che è rappresentata con tutta la muscolatura. Lo sguardo appunto feroce, con gli occhi quasi che escono fuori dalle orbite, quindi tutta la presentazione diventa in qualche modo una valenza drammatica, una valenza che ha un significato che si può dire così universale, perché guardando si ha l'impressione che si abbia un collegamento immediato con tante altre violenze attuali e come dicevo appunto prima, il dibattito potesse essere vivace perché non solo le strutture vanno collocate sotto la roccia, ma poi anche da discutere perché l'artista non ha rappresentato in effetti le fonti delle tragedie in maniera filologica, cioè in maniera letterale. Ha colto momenti che in realtà si svolgono in cioè, due episodi si svolgono in momenti diversi, la morte di Polibio e quella di Polissima, e l'ha sintetizzata in un gruppo perché ha preso appunto una ricerca. Facendo prevalere altre regole che sono le regole dell'arte, cioè quelle di contrapporre degli stati d'animo tra loro diversi, appunto quello delle vittime, la bellezza anche di Ecuba, che è
professore di Tornitea di anatomia utilizzata in Cusiva Danucci, una celebre delusione che distava il gruppo. Forse non tutti sanno che Pefeiotto, ad essere uno scultore aulico, classico delle sue composizioni, era anche un grande, era anche un patrono, potremmo definire un vero positivista, perché i suoi interessi erano legati alla cronologia, cioè allo studio del campo, allo studio degli stati d'animo attraverso il volto e la conformazione del canone. Era proprio legato a, questa, a questo filone scientifico, se si può dire, un pseudo tale, per cui anche l'espressione di Pirro è collegata a questi aspetti, e anche l'espressione del canone, quindi non solo classica scultura, ma anche appunto una grande attenzione alle scienze del tempo. Comunque, come menzionavamo prima, questo è il modello di Roma, Minneapolis, un modello di stucco preparatorio, una cosa preparatoria per il lato di questo, che si differenzia tutto dal gruppo finale proprio per la posizione della figura di Polite, che dimostra come in effetti più che altro l'artista fu, è molto collezionato dall'estero, molto conosciuto, e non soltanto attraverso il lato di Polite, ma anche attraverso altre strutture che vengono poi, ecco, questo per esempio che è il cosiddetto genio della pesca, che intanto proprio quell'altro versante dell'attività di più figli, versante dedicato a una struttura come dire la salotto, no? Per piccole dimensioni, che i collezionisti anche stranieri, la borghesia del tempo, amava acquistare, venendo proprio in suo atelier e collocando nelle proprie dimore. Ovviamente questa è un'opera, tra l'altro, che si collega a un'altra opera di uno scultore celebre come Iron Powers, che è uno scultore americano presente anche a Firenze dove studia, e che raffigura lo stesso soggetto. Non è un caso perché Powers aveva lo studio proprio di Fiorentini accanto a quello di Pirro, quindi c'è un collegamento stretto tra due artisti. E questo invece è un altro gruppo di tema amoroso, soggetto amoroso, che appunto il Colle dei Monti vedono le Vivaldi, che è a parte del Fatto Antiquario e che appunto attesta per una volta questa dominazione da parte dei Feri per un tipo di soggetti che sono anche di natura amorosa, di natura culturale, e non soltanto legati alla struttura monumentale. E qui vorrei soltanto accennare poi a una a quello che quindi non riesce poi a fare e non riesce a portare il termine per la sua per la città di Firenze, perché appunto abbiamo citato, abbiamo intitolato la mostra proprio Pupedi, scultore degli anni classico, degli anni di Firenze capitale, che è uno scultore che ha avuto anche molto una grande vocazione per la rappresentazione dei luoghi illustri, per la rappresentazione per esempio di Michelangelo, che aveva, per cui aveva ideato, aveva pensato a raffigurare un monumento appunto da erigere sul piazzale, e questa invece è la versione ridotta, anche questa che è stata pubblicata all'antiquario, che attesta un progetto che poi non fu realizzato in termini da lui desiderati, quindi non fu scelto per questo progetto. E questa è un'altra opera, sempre tra quelle che lui non realizza, che è un monumento ai caduti per la città del tempo, città sua natale, ma per la quale lui era sostanzialmente quello dove non ha mai lavorato, e che doveva essere, fu richiesto in questo momento nel 72 proprio per celebrare i caduti delle guerre di indipendenza, ma che lui appunto non ebbe poi alla fine per motivi finanziari l'opera completata. Esiste il modello in versione ridotta, anche questo in collezione privata. E poi nell'auspicio di poter realizzare l'ultimo suo gruppo e di collocarlo accanto al ratto di Polistena sotto la loro denanza, che quindi aveva realizzato anche questo altro gruppo, forse pensando troppo grande, come si dice, montando su con la testa, perché pensava di poter avere anche questo gruppo sotto la loro denanza. E invece poi lo aveva lasciato insieme al suo studio in come lascito alla città di Firenze, il gruppo non fu completato da lui, esiste una versione in bronzo che è questa, che fu fatta dall'officina dei Fratelli Galli, più
lavori prima di realizzare un marchio, però poi dono sul risultato. E questo gruppo si trova a lavorare appunto nella villa di Hermes, acquistata attraverso il mercato francese. E quindi vogliamo, come dire, ricordare questo scultore con l'ultimo esito della sua arte. Forse questo gruppo non fu acquistato anche perché siamo in lontano, le tempi hanno cambiato, il stile hanno cambiato, e più Pioffelli aveva ormai, come dire, era considerato un artista di tempi passati, che aveva un linguaggio non più attinente a quello che era appunto il linguaggio moderno della fine dell'Ottocento. Adesso passiamo a parlare di Benedetta Montucci, che appunto si è occupata in particolare dei disegni. Io non ho delle stime, ma dovrei che alcuni dei disegni illustrati poi nel saggio, uno dei saggi che compongono questo bel catalogo, troverete chiaramente in mostra. I miei ringraziamenti vanno anche al direttore e a Elena, che mi ha coinvolto in questo argomento che eredita praticamente dal professor Del Bravo. E ha sviluppato in modo così eccellente nel corso del tempo. L'occasione di esaminare, in realtà sono partita dall'esame di 5 disegni preparatori per il ritratto, quindi sono dei disegni a matita nera, sono degli schizzi molto concitati, ripassati appena solo laddove appunto che vedi era effettivamente convinto poi di adottarli nella redazione. Questi appunto disegni poi li ritrovate in mostra, ma prima di arrivare appunto all'esame proprio dei disegni, mi sono anche comunque interessata e appassionata a riscoprire quella che è la collezione dei disegni di Pioffelli conservata oggi al gabinetto dei disegni delle stampe, che è la collezione ricca di disegni ad oggi nota, e alcune delle immagini sono appunto riproposte nel catalogo. Fede disegnatore rivela non solo una perizia tecnica, ma anche veramente un'apertura intellettuale, dati proprio i soggetti scelti. Lui inizia in realtà nell'ambito della tecnica dell'incisione, cioè arriva a Firenze negli anni 30 e viene appunto proprio accolto da Raphael Morgan che deteneva la cattedra d'incisione all'Accademia di Belle Arti. E grazie probabilmente appunto alla guida di Morgan ottiene la commissione di far parte di quei importantissimi progetti editoriali che sono i 4 meravigliosi volumi dell'Imperiale Reale Galleria dei Pitti, che se attraversiamo appunto il piazzale e saliamo appunto il Salone Magnavitiano troviamo nella conservatoria della biblioteca degli Uffizi, che testimoniano l'interesse anche verso chiaramente l'epoca barocca, il 600, che appunto il direttore faceva prima menzione, quindi gli studi da Salvatore Rosa e del film Salvatore Rosa da Montucci l'ha conservato. E successivamente, negli anni 40, sotto la direzione di Lorenzo Bartolini, che fu poi il suo maestro di scultura, appunto in Accademia, di Giuseppe Pizzoli, di Samuele Iesi, partecipa come disegnatore e anche come incisore a un'altra importante iniziativa editoriale, che sono invece gli 8 volumi dedicati invece a illustrare i dipinti e le sculture dell'Imperiale e Reale Galleria di Firenze, oppure appunto la Galleria dello Stato delle Pitture degli Uffizi. Una delle tavole veramente più belle è sicuramente quella che ritrae un dipinto appartenuto alla collezione del Cardinale Leopoldo, disegnato in modo eccellente da Fede, ed è il ritratto di Pietro Francavilla. Ed è un po' come dire una sorta di segno premonitore, dal momento che lì a
anni, era venuta a conoscenza probabilmente di due opere poi migrate, appunto, oltrate. Una è un interessante ritratto femminile appena acquistato dalla National Gallery, dove avrebbe esposto il portretto Flavio Il Veo, un pittore fiorentino, oggi esposto alla National, e venduto con un'opera di Piero della Francesca, e che passò appunto dalla collezione appunto di Lombardi e Baldi. E poi un bellissimo ritratto ligneo, oggi appunto giustamente interpretato come la Santa Costanza della Chiesa di Desiderio da Settignano del Louvre. Quindi poi sicuramente avrà a lungo appunto passeggiato, dimorato nei corridoi della galleria, e qui ha visto il David del Verrocchio, che solo appunto negli anni 80 poi passa al Bergetto, ma che appunto al tempo era conservato nel gabinetto dei bronzi moderni. Venendo appunto alla mostra, invito ad ammirare un bellissimo appunto studio dal gladiatore cosiddetto Borghese, che è una statua classica, cosiddetto Borghese che proviene appunto dalla collezione di Trinci di Borghese, lascia l'Italia nel 1807 e quindi giunge a Parigi, ma chiaramente la sua fortuna critica persiste grazie alle numerose copie e repliche, e Feli probabilmente ha modo di studiarla in accademia, dove era presente un gesso, ma l'opera era estremamente apprezzata, tanto che nel 1780 Francesco Caravaggiori propone appunto a Granduca di eseguire una copia da esporre nelle gallerie, nei corridoi degli Uffizi, una copia appunto poi non rintracciata. L'interesse di una statuaria classica, che chiaramente è la base poi del ratto di Polissena, è ben attestata anche da un disegno non di Feli, ma di una figura magistrale di lui di Feli, che è chiaramente Pietro Benvenuti, ovvero in mostra. È selezionato il bellissimo studio compositivo per La morte di Priamo, il monumentale dipinto di collezione Corsini, è stato possibile ammirare però nel 2009 nella mostra monografica di Palazzo Pitti. Pietro Benvenuti quindi introduce la sequenza di questi disegni, che un'opera intorno alla quale mi ha fatto riscoprire un mondo
legato a quegli anni unici che furono quelli di Firenze Capitale, che proprio in questi ultimi anni evidentemente è stato qua alla ribalta negli studi e nella relazione anche pubblica, di esposizione pubblica, grazie al suo anniversario. Ho voluto scegliere anche un tipo di argomentazione legato alla dottoressa scolista, facendo parlare un po' ciò che hanno scritto le donne che sono state un pubblico, se non addirittura forse le fondamentali personalità che più vicine al documento critico e letterario del gruppo e allo stesso Pio Feli durante gli anni della sua elaborazione. Mi riferisco in particolar modo all'antropologo, Teodosia Trollo, inglese, e Anna Cora Pitte, bostoniana, Elisabeth Turiet, un'altra americana, ma una grandissima viaggiatrice, per cui esploratrice anche dello studio di Pio Feli in quegli anni, dove per esempio queste tre donne riuscirono a mettere a confronto la loro esperienza visiva con quello che fu poi la prima occasione che Pio Feli mostrava al pubblico nella primavera del 1865, in concomitanza proprio del grande festeggiamento di Firenze Capitale, il suo grande capolavoro, forse il primo e unico di una carriera sofferta, maturata attraverso tante altre occasioni di elaborazione scultoria, ma che non aveva mai raggiunto quel grado di accessibilità pubblica come invece e forse anche di bellezza espressiva e emotiva di quello che invece il ratto di Polistena è riuscito a fare con voce. Anna Cora vive il suo gruppo all'interno dell'ormai smembrato edificio Atelier Pio Feli in via dei Sant'Anna. Tra l'altro la stessa attrice e scrittrice bostoniana si era trasferita in via del Cappucci proprio per chiedere la zona, che sono tipo 100 metri da via dei Sant'Anna, proprio perché era la zona giuligante di amici, di amicizie, ma anche di atelier e di commenti, di chiacchierate. E lei in quell'occasione, in una delle sue occasioni, è andato a vedere l'atelier e vide e rimase molto colpita dall'allestimento che Pio Feli aveva proposto per presentare il suo gruppo. E così. E lo descrisse perché vide e le descrisse vedendo in pratica i modelli in terracotta o in argilla, quelli in gesso, intorno poi all'opera finale colossale che racchiudeva in un certo qual modo tutto l'iter positivo, le fasi esecutive dello scrittore, tant'è che con un'espressione fantastica a cui mi sono voluto affidare anche per il mio testo, e che lei esprime il fatto che vedendo questa atmosfera anche grazie anche a un'illuminazione dello spazio scenico al lume di candela, vide nei bozzetti quell'idea appunto di nascita dell'opera, nel gesto, la morte, perché poi il gesto si ricostituisce in qualcos'altro che poi sarà il marmo, che non è altro che la resurrezione della scultura, in questo caso del suo capolavoro. Una fase quindi in tre processi che includono la morte e la risurrezione, molto romantico come espediente, ma anche molto efficace, tant'è che in un certo qual modo anche l'allestimento che è stato riproposto nella piccolo spazio ma significativo della sala del Carmelo ha voluto un po' indagare su questo spirito anche allestitivo tra bozzetti che sono pervenuti poi da quel quasi bozzetti in argilla che sono pervenuti poi grazie alla donazione degli anni 70-70 alla Galleria d'Arte Moderna proprio dallo studio di Pio Feli, il bozzetto recentemente acquistato dal mercato che si fulva anche di questo allestimento e poi anche ha dato occasione nell'indagine personale che non era possibile presentare
di venire a conoscenza di altri modelli molto significativi dell'opera. Si è parlato, è stato già fatto vedere il modello di Minneapolis, che da sempre è stato considerato il concetto in gesso, paginato come prima idea, pur con grandi varianti rispetto al risultato finale sotto la luce dell'arte. Mentre di recente, altri modelli a dimensioni anche abbastanza significative sono stati acquistati, tra cui un gesso al Virginia Museum nel 2012 e un bronzo nel 2011. E questo rende Minneapolis. Non capisco dove va. Ecco, questa invece è per caso che è un'altra indagine anche sull'attività della riproduzione del costale oggetto, questo altro 1,10 m che aiuta anche a far capire soprattutto la fortuna che un modello ha avuto intorno che ci sono stati molti altri modelli intorno all'idea originale dell'opera. Tant'è che collezionisti e amanti d'arte lo vogliono comunque acquistare, comunque lo vogliono avere nelle proprie collezioni, ma purtroppo un contratto che vincolava più offerte alla promotrice con cui aveva stipulato l'ultima collezione dell'opera impediva sempre di poterne altre. Elisabeth Turkel, per esempio, espresse che nel 1865 ancora non c'era una riproduzione dell'opera stessa fotografica di Piovelli, forse proprio anche in base a questo contratto. E fu soltanto quando l'opera fu collocata, però il grande stato fu collocata sotto la loggia dei Lanzi, che gli Adinari furono i primi a far circolare la prima immagine fotografica dell'opera, dalla quale poi furono tratte tutte le incisioni. La fortuna di Piovelli voglio essere anche molto stretto, perché parlerete di un saggio di Natale, ma invece preferisco che magari si possa invece leggere direttamente con più distensione, perché ci sono tante di quelle novità, almeno io mi auguro e spero, curiosità, che possono entrare, che io non posso spiegare fondamentalmente perché mancano le opere molto relative a questo programma. Basti semplicemente dire che la fortuna elaborata dal narrato di Cristo, in particolar modo di Piovelli, tra la fine dell'Ottocento e il Novecento, non si è esaurita, proprio grazie all'interesse portato avanti dai nuovi studi sulla personalità plastica del scultore di Piovelli e dai tanti altri interessi che stanno emergendo inerenti anche alla città di Firenze, che man mano ripercorre artisti quasi dimenticati ma tanto interessanti. Io scusatemi, non posso e non voglio aggiungere altro, perché è stato già detto abbastanza. Una America appunto
e poi due altri eventi, uno purtroppo già esaurito, non è successo. Stasera alla Sala Bianca avremo il processo a Antonin Zagrebski con veri giudici, veri avvocati, e quindi questo sarà sicuramente molto interessante, ma forse riusciamo a fare un video e mettere sul nostro sito almeno dei momenti più drammatici e interessanti, quindi non una lettura del processo come lo conosciamo pure, grazie ai verbali, ma proprio una riapertura del processo con i personaggi di oggi sulla questione, se sulla questione appunto Artemisia contro Agostino, però non ancora esaurito perché il libro è accesso per tutti domani mattina alle ore 11 qui in questo auditorio, nell'auditorio Basari appunto, la professoressa Valeria Andò, che è professoressa ordinaria di letteratura e lingua greca all'Università di Palermo, parlerà proprio sulla violenza contro le donne nella letteratura, nella poesia e nelle arti figurative dell'antichità greca. Quindi alle 11 domani, in occasione della giornata internazionale contro